L'Albania è terra di antica e gloriosa storia, è parte integrante dell'Europa e per mezzo delle sue più nobili e vive tradizioni documenta le origini della sua stessa civiltà. È Giorgio Castriota Skanderbeg ad aver incarnato la figura di eroico figlio di un popolo forte e generoso che ha difeso con coraggio i valori spirituali fino al punto di meritare il titolo di atleta Christi, un difensore della cristianità, che ha forgiato con le sue gesta l'identità culturale albanese, diventando indiscusso simbolo di coesione e unità nazionale. Giorgio Castriota Skanderbeg è stato difensore della libertà del suo popolo e della cristianità in Europa durante il periodo dell'Impero Ottomano, intrattenendo intensi rapporti diplomatici con dinastie di mezza Europa e ben 5 papi. Poche volte nella storia le virtù di una nazione si sono incrociate in modo così netto e in misura così vasta nella figura di un singolo personaggio, tanto da identificarlo con lo stesso popolo. L'Europa ricorda Skanderbeg dedicandogli piazze, statue e monumenti. L'Albania gli deve i colori della bandiera, il rosso e il nero, e la sua aquila bicipite. Gli deve l'orgoglio e la determinazione, ma gli deve soprattutto l'identità di un popolo sofferente, ma mai domo. L'Associazione Culturale Skanderbeg, che ha uniformato la propria attività ai principi di collaborazione, fratellanza e armonia che ispirarono il grande condottiero, ha conseguito il riconoscimento di poter ricordare l'eroe albanese mediante la collocazione di un monumento nel parco Eunice Kennedy di Parma, e si tratta della prima città del nord Italia ad averne uno. La cerimonia di intitolazione è prevista per il prossimo 7 dicembre.